Simone Lusardi del Caderissi. Simone, ho visto che hai fatto delle due belle parate, specialmente nel secondo tempo, che diciamo non hanno permesso alla Cogornese di segnare. Di modo penso che il risultato sia giusto. Avete voi, diciamo, dominato il primo tempo, mentre il secondo la Cogornese è uscita fuori e vi ha messo, direi, in difficoltà, anche se voi avete sbagliato qualche gol davanti alla porta. Sì, purtroppo è una caratteristica che tutto l'anno che ci penalizza. E abbiamo iniziato molto forte, dopo dei veri problemi in settimana che sono stati all'interno dello spogliatoio, abbiamo dato la risposta che la società voleva, diciamo. Atteggiamento veramente ottimo, e si è visto, nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, intensità veramente massima, andavamo a prenderli alti. Purtroppo, vabbè, nel secondo tempo siamo calati un po' fisicamente e in contropiede abbiamo sciopato due belle occasioni, e poi questa squadra cogornese, con la qualità che ha, gli ultimi minuti ci ha messo sotto. È stata una sofferenza, una battaglia, però che sta caratterizzata da un gol in mischia. Il peccato è quello, su batti e ribatti. 96esimo, 5esimo, non so. Sì, no, era in pieno recupero. Io penso anche che il tempo perso dal vostro giocatore numero 20 a uscire abbia anche un po' influito, perché l'arbitro senz'altro qualche secondo di più lo ha preso come recupero. Sì, purtroppo, cioè, è stato anche un po', abbiamo provato un po' a perdere un po' di tempo, come è normale che sia in queste situazioni. Purtroppo pochi secondi, mancavano solo pochi secondi, non so cosa. Ad ogni modo adesso avete due partite difficili, o sbaglio? Due partite difficili, che però noi tutto l'anno che giochiamo meglio con le squadre di vertice rispetto alle squadre che devono lottare come noi. E andiamo a giocare col Bargaglia, con la Superba, sono squadre che si giocano i playoff, e sarà un'altra battaglia come oggi, cioè non ci fa paura. Noi, se entriamo in campo come oggi, sono convinto che potremo fare punti con tutti. Abbiamo mosso la classifica, purtroppo i tre punti sarebbero stati veramente spettacolari. E vediamo avanti, ora facciamo una pausa di una settimana e poi riprendiamo a bomba come abbiamo iniziato questa partita qua, diciamo, noi. Ok, grazie, in bocca al lupo grazie per le prossime due partite. Ciao.